Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2. Ragazzi, nello scorso episodio ci siamo avventurati e abbiamo fatto qualche tutorialozzo. Oltre che il mio vestito bellissimo è stato cambiato e ora abbiamo questa bomba o religeria chiamata tipo vestita della tartaruga suprema. Non mi ricordo più, adesso ve lo dico perché tipo è un nome bellissimo. Se lo guardi e dici vabbè, questo ne sa troppo. Cioè guardatelo, costume d'eremita della tartaruga suprema. Te lo guardi e dici wow. Fatemi sapere nei commenti se vi piace il mio nuovo setup. Fatemi sapere il vostro miglior setup. E il commento più bello verrà bloccato in alto. Come sempre ricordate di lasciare tanti bei mi piacioni. E proseguiamo la nostra bellissima avventura all'interno di questo fantastico gioco. E qua c'è Trunks che finalmente mi può dare qualche missioncina. Ciao. Il Kaioshin del tempo ha un importante annuncio da fare e ha chiesto a tutti di riunirsi. Chissà di cosa si tratta. Forse c'è un'altra grossa variazione nella storia. In tal caso conviene sbrigarsi. Se la storia è cambiata di nuovo in modo significativo e non siamo lì per intervenire, potrebbe essere pericoloso. Andiamo. Spero non sia niente di troppo serio. Andiamo alla camera del tempo. Guarda, già che mi dici livello consigliato 35 significa che non è niente di leggero. Assolutamente. Ok, pronti. Ragazzi, prontissimi. Comunque ho cambiato SD alla Switch. A breve faccio il video con i migliori gadget da sopra 50 euro. Incredibile, davvero una notizia fantastica. Cosa è successo? Ascoltami bene. Toki Toki ha fatto un uovo! Un altro? L'ennesimo uovo? Stai scherzando, un uovo? Sì, un uovo! Perché hai fatto un uovo? Merita un brindisi. Kaioshin del tempo, questa è l'emergenza di cui parlavi? Sì, dobbiamo organizzare una grande festa. Capisco, pensavo ci fosse qualche importante deviazione nella storia. Non capisci, proprio non ci arrivi. Questa è una notizia stupenda per il nostro mondo. Per tutti i mondi. Come? Cioè me lo sto chiedendo anch'io. Ah, forse non ti ha spiegato una cosa. Toki Toki controlla il tempo, no? Le uova Gadepone contengono tutto il tempo di un intero universo. Quando un uovo si schiude, segna l'inizio di una nuova linea temporale. Beh, allora è sicuramente importante. Quindi abbiamo una festa da preparare. Cucinerò qualche piatto speciale. Un momento, non possiamo rimandare la festa più tardi? Quel coso mi fa morire, è orribile. Ma volevo indossare un nuovo grembiule per l'occasione. Sono sicuro che ti starà benissimo, ma non ho molta fame. Oh, in tal caso... Aspetteremo finché non saremo tutti quanti riuniti. Il tuo partner deve ancora fare il ritorno. Già, spero che non sia successo niente. Potresti anche chiamare una volta ogni tanto. Sì, hai ragione. Ha ragione di brutto, raga. Cos'è successo? Un'altra variazione? Dove? Dove? Ok. Secondo me sarà difficile. Ottimo lavoro. Ma quella di Majin Buu. Però sta funzionando tipo al contrario. Abbiamo raccolto un bel po' di energia. Tarless, Slug e Cooler stanno facendo la loro parte. Hanno riportato più energia da danni di quanto mi aspettassi. Sì, mi fa sentire più forte che mai. Quindi è per questo motivo che mi sento così emozionato. Che cos'è questa strana forza che non si può misurare? Perché loro ce l'hanno, io no? Lo stesso vale per lui. È molto più forte di quando l'abbiamo catturato la prima volta. Ed è persino più forte di quando Towa ha incrementato la sua potenza. Però lui non mi spaventa. Non come gli altri. Cos'è questa forza? Mira. È il momento. Attueremo il nostro piano. Non riesci più a resistere, vero? Io... Davvero, scusate i momenti di silenzio, ma non so cosa dire. Cioè, stanno succedendo... una marea di cose. Ah, riuscì la salute di Majin Buu a un determinato livello. Ma perché mi ha detto Majin Buu se c'è Broly?
E perché mi sta massacrando così tanto? Madonna, fa male. Picchia davvero tantissimo questo Broly. E ha lo scudo. Ok, allora, chiariamo una cosa. Broly è pesantissimo. È pesantissimo, quindi dovrebbe essere lento, 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 lento. Ok, ok, ok. Perfetto. Allora, mi sono un attimo preoccupato perché mi sono teletrasportato ed è stata una cosa un po' casuale. Dai, almeno non ci fa troppo, troppo, troppo danno, ecco. Aia, questa mossa non l'avevo considerata né tenuta in conto. Oh mamma mia, doppio teletrasporto. Sì, ma non vale che io, cioè, mi teletrasporto. Ma io non ho capito, Goku è dalla mia o Vegeta è dalla mia, cioè. Ok, ho capito, tutto bello bellissimo, ma vorrei prenderne un attimo ragione. Nel dubbio mi curo. Oh, perfetto. Swag. Ha soli pazzissimi in sottofondo. Wow. Raga, wow. Ha fatto tipo un power up pazzesco. L'ho visto, l'ho visto. Ho visto il power up e ha un casino di aura. E mi sta facendo veramente molti danni. Dai raga, però io sto premendo e non attacca. Forse era meglio se fossi rimasto giù. Cioè zero, proprio zero. Bello, bello trasportarsi, bello fare le cose. Però mi farebbe piacere se mi facessi attaccare. Cos'è successo? Cos'è successo? Ciao, mi sa che è da rifare questa, Livello consigliato 35. Aia. Aia. Aia davvero, ragazzi. Missione fallita. Ah, gli zeni me li dà comunque. Quindi 7000 zeni ce li ho. Quindi potrei fare qualche acquisto. Potrei fare qualche acquisto veloce. Comunque, zac, taglietto tattico. Ci vediamo appena ho battuto Broly. Vabbè, cos'era quell'Ariat? Non so se l'avete visto, ragazzi, ma pazzesco. Pazzesco, un Lariat, sembrava uscito da Naruto. Ok, fase 2. Speriamo bene davvero. Mandiamo un po' di combo, un po' di combo figa. Devo aumentarmi l'aura a di brutto, perché voglio mettermi qualche final. Perché voi mi avete detto, dai Frozen, mettiti qualche mossa finale e falla perché sono fighe. E io, va bene. Ah, ecco, consuma vigore. Quindi è un po' tipo, è un po' tipo una schivata. Ok, adesso praticamente non ha più, non ha praticamente più vigore. Ok, perfetto. It's our chance. Our chance. Curiamoci che è meglio. Fuori dalle scatole uno. Adesso ci occupiamo dell'altro. Adesso però per fortuna siamo in due. No, cosa sta facendo? Buono, 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 buono. Ah no, semplicemente si è power upato. Nulla di più. Adesso butti, odia davvero. Madonna, va bene. Ok, un po' di massacramento in corso. Oh raga, raga, sono una caramella. Raga, ero una caramella. Cioè, sei serio? Lo fa davvero? Bellissimo. Sì, scordatelo. Oh, ha fatto tipo una Kamehameha. Cos'è? Goku si è diventato. No, non fare quel colpo. Non fare quel colpo. Perfetto. La vita sta scendendo ed è una meraviglia. Anche un pochino di vita, proprio poca, è importantissima. Fargliela perdere perché picchia davvero troppo questa Majin. Grazie Vegeta che me l'hai tolto. Mi hai fatto sprecare un botto di aura.
Guarda adesso le sferette come fanno danno. Ok, dai. Ho cambiato un po' la combo perché stavo facendo sempre la stessa e non mi andava più. Che combo, ragazzi. Dai, dai, dai. No, scordatelo, scordatelo, scordatelo. Sono andato in rosso col vigore. Conclusione. Abbiamo tipo vinto? Ce l'hai fatta. Meno male. Ah. Not bad, not bad. E ho anche livellato. Mica male. Papà! Trunks. Bulma. ママを大切にしろよ。え?お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよ、パパ。やめてよ。恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。 二人を連れてできるだけ遠くを離れ急いでな。なんだぞピッコロ。貴様の片付けたことは分かった。貴様を倒す。 Una delle scene sicuramente più toccanti di tutto Dragon Ball. A me è sempre piaciuta moltissimo dopo la scena di Trunks. Ottimo lavoro. Oggi hai fatto veramente meraviglie. Papà. Per te non deve essere stato facile rivivere quel momento. Ma non c'è tempo per pensarci ora. La storia non è ancora ritornata a posto. Ok, allora. Andiamo qui. Andiamo qui. Qua non posso volare ovviamente. Ragazzi, mi piace troppo il mio vestito. Davvero, mi piace troppo. E wow. Allora, il negozio dei vestiti è di lì, però a me serve quello dell'abilità. Ok, area acquisti, eccomi, negozio abilità. Eccomi qui. Sono arrivati nuovi prodotti, perché non dai un'occhiata? Fai pure con calma. Compra con Zeni. Allora, super dragone. Fino a 3 colpi, wow. Assalto Kaioken, scatena una combo Kaioken, dato che questa mossa esegue attacchi multipli consuma dell'aura. Ho fino a 10.000 da spendere. Scatena una potente Kamehameha Kaioken, il suo utilizzo richiede molta aura. Sì, lo vedo. No, ma vedo che c'è parecchia roba interessante. Attacco supremo. Kamehameha Kaioken 20 per, porca miseria. Mabakun Senko inverso, bello. Vulcano stritolante. Ok. Abilità schivata. Ma c'è anche l'assalto Kaioken. Attacco speciale, vediamo. Allora, c'è l'assalto Kaioken. Kamehameha Kaioken. Giga potenziamento. No, mi sa che prendo l'assalto Kaioken, dai. Ci sta, ci sta. Allora, personalizziamoci. Cambia set abilità. Vedi, ho uno spazio libero. Ci metto l'assalto. Cosa fa questo? Interessante quella. Allora, mettiamo assalto Kaioken.
Facciamo che al posto anche di esplosione di energia consecutiva metto la super guardia. Perfetto, direi che possiamo chiudere qua, ragazzi, perché siamo già oltre il quarto d'ora di video, penso, una cosa del genere. Allora, vorrei bloccare un attimo la serie per dirvi un paio di cose. Non mi dispiace come sta procedendo la serie, però c'è da dire che non mi sta piacendo Xenoverse 2. Nel senso, è bello, è molto bello, però si è perso il genere Dragon Ball, secondo me. Quindi... non so, mi sento un po' strano a giocarci. Nel senso, è bello perché cavolo, Dragon Ball, lotte, eccetera. Però questo andare nella fascia temporale, nello spazio-tempo, cambiare le cose, insomma, è un po' strano. Si vede che è un gioco pensato per essere online, ma non riuscito al 100%. Infatti molta gente non l'ha apprezzato. Per carità, gioco bellissimo. Continueremo la serie fino alla fine. Fino alla fine intendo della storia principale. Poi decideremo un po' se fare anche DLC, perché i DLC, come ben sapete, sono a pagamento. E non so se effettivamente convenga come cosa. Detto questo, comunque, scusate questo momento sincerità. Io vi aspetto ovviamente in un prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao!